Un saluto ai nostri telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Legal Corner. Parliamo oggi di lavoro, diritto del lavoro, e lo facciamo con il nostro ospite che vi presento subito, che è l'avvocato Roberto Restelli, socio fondatore di ResLabor. Buongiorno e benvenuto, avvocato. Buongiorno a voi. In presenza, finalmente, insomma, riusciamo anche noi a riprodurre insomma, qualche trasmissione con ospiti in presenza e non in collegamento, si ritorna piano piano alla normalità. Avvocato, io parto subito da un tema molto caldo, che è quello del blocco dei licenziamenti, e le chiedo appunto qual è stato insomma, l'impatto sul mondo del lavoro, un blocco che ormai va avanti da oltre un anno, le aziende reclamano flessibilità. I lavoratori chiaramente vogliono essere tutelati, insomma, qual è la strada? È una situazione sicuramente complessa. Il blocco dei licenziamenti per motivi organizzativi aziendali è stato introdotto un anno fa allo scoppio della pandemia per evidenti motivi di emergenza. Da temporaneo è stato poi via via prorogato e a distanza di più di un anno è ancora vigente. Le organizzazioni sindacali in questi giorni ne stanno chiedendo un ulteriore rinnovo. Mi fa riflettere il fatto che in Europa, salvo la Spagna, solo l'Italia ha ritenuto di introdurre questo sistema di blocco dei licenziamenti. A mio parere è proprio frutto di una prospettiva, di una visione tutta italiana del mercato del lavoro, per motivi storici che qui non è il caso di affrontare per brevità. Insomma, in Italia da sempre si cerca di tutelare il lavoratore nel posto di lavoro ponendo vincoli in uscita e molto meno in prospettiva invece chi è fuori dal mercato del lavoro e chi è già disoccupato. Questo ha portato questa, diciamo, a questa reiterazione del blocco dei licenziamenti per un lungo periodo eccessivo. A mio parere, in questo modo si è procrastinato il problema. Il blocco non ha fatto altro che ritardare una situazione che prima o poi si verrà a verificare. E credo che abbiamo acquistato tempo a danno e discapito delle aziende e degli stessi lavoratori, perché questo tempo che è stato acquistato ha un costo molto elevato in termini non solo economici. Per cui in prospettiva non è più questione di proroga o non proroga, è questione di creare le condizioni per una crescita stabile per quanto possibile e per creare le condizioni affinché i lavoratori abbiano opportunità di ricollocarsi. È fondamentale puntare sulle politiche attive del lavoro. È un settore ampiamente trascurato negli anni, sul quale occorre adesso concentrarsi. Quindi creare un orientamento professionale, occasioni di formazione e di aggiornamento professionale per i lavoratori, soprattutto per le fasce più deboli, affinché possano reindirizzarsi verso i settori in cui vi sono opportunità di impiego di umane risorse. Mi piace ricordare che all'inizio della pandemia è uscito un saggio di un noto professore di diritto del lavoro che controtendenza ha messo in luce l'esistenza di numerose sacche di occupazione inutilizzata addirittura. Per cui lavoriamo sulle politiche attive che per decenni sono state trascurate e in questo modo. Questo, oltre a essere un discorso diciamo, legislativo o strettamente contingente, deve essere accompagnato da un cambiamento, credo, anche culturale. La perdita di un posto di lavoro non deve essere un evento traumatico, deve diventare lentamente un'occasione, un modo, una tappa di un percorso. In una società sempre più dinamica in cui le occasioni di lavoro cambiano e mutano molto più velocemente. Da questo punto di vista, nel frattempo che una
una struttura, un cambiamento strutturale produca i suoi effetti nel lungo termine, occorrerà comunque supportare i lavoratori nel breve termine con un rafforzamento certo. della NASPI e proprio di questi giorni anche un progetto di riforma degli ammortizzatori sociali presentato dal governo settimana scorsa. Insomma, avvocato, è il momento delle riforme, adesso da un anno e passa che andiamo certo. avanti con interventi emergenziali. Però appunto le imprese hanno bisogno proprio hanno la necessità di potersi sì. Rilanciare e speriamo che arrivi definitivamente il cambio di passo no, da parte del governo Draghi, anche perché poi oltre al blocco dei licenziamenti è ancora in vigore appunto quel decreto dignità che crea ulteriori sicuramente diciamo, l'aspetto dei contratti a termine è uno esatto. dei tasselli che contribuisce alla flessibilità, ripeto, io credo una flessibilità che deve essere a tutti i livelli, deve essere giuridica, quindi il contratto a termine è uno dei tasselli, ma anche culturale, per cui i lavoratori non devono sentirsi abbandonati nel momento in cui scade un contratto, finisce un rapporto. Devono trovare una rete di sostegno e di supporto efficace certo. in altri paesi europei, è da anni che si crea questo tipo di rete. Molti paesi europei investono molto di più in termini di percentuale del PIL in questo tipo di intervento, quindi cerchiamo di migliorare dove possiamo questo meccanismo, questa struttura è essenziale in questa fase storica. Certo, ecco, passiamo a un'altra tematica, diciamo, chiave in questo momento, la campagna vaccinale è entrata nel vivo, a breve sì. toccherà proprio alle aziende e chiaramente anche in ambito ospedaliero si sono già verificati i primi casi di rifiuto del vaccino, in quel caso stiamo parlando comunque di settori proprio sensibili da questo punto di vista, le chiedo il datore di lavoro come si può comportare in caso di rifiuto del vaccino da parte del dipendente. È un tema delicato, bisogna partire da un punto fermo, che trattandosi di un intervento sanitario su una persona non è possibile renderlo obbligatorio se non per legge, quindi il datore di lavoro non può imporre il vaccino se non per legge. Questa è la strada imboccata dall'Italia e anche dall'Europa, per cui il vaccino è una risorsa raccomandata ma non obbligatoria, neanche nessuna normativa europea o altri stati hanno imboccato una strada ancora per adesso, insomma, in questa fase. Il recentissimo protocollo sui piani vaccinali nei luoghi di lavoro prende come presupposto la volontarietà dell'adesione del lavoratore, per cui non possiamo prescindere da questo stato di fatto finché il legislatore non deciderà diversamente. Ne consegue che una persona che rifiuti il vaccino non può essere discriminata per questa sua scelta. Un lavoratore sui luoghi di lavoro che rifiuti il vaccino non può essere sanzionato in via disciplinare. Addirittura per privacy, trattandosi di dati sanitari molto sensibili, il datore di lavoro non può imporre al dipendente di dichiarargli se si è vaccinato o meno. Questo, diciamo, è il quadro certo. giuridico. In questo quadro ci sono però delle norme che mettono a dura prova il nostro sistema, delle norme che impongono al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardia della sicurezza, e delle norme che impongono dall'altra parte al dipendente di prendersi cura della salute e della sicurezza non solo propria, ma anche delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Su queste due norme alcuni hanno fondato il diritto del datore di lavoro di imporre la vaccinazione per poter accedere ad alcuni luoghi di lavoro. E l'esempio più sì. noto è gli operatori sanitari a contatto con anziani, oppure in reparti a contatti con categorie di pazienti molto fragili, come malati oncologici.
È di queste settimane, insomma, abbiamo letto di un gruppo di sanitari che ha rifiutato il vaccino, che si sono contagiati e è stato considerato infortunio sul lavoro, ma il datore non ha potuto fare molto altro. Sulla base di queste norme, alcuni ipotizzano e propongono che il datore di lavoro può imboccare la strada della visita di idoneità del dipendente, cioè far valutare al medico competente per la sicurezza se un dipendente non vaccinato rispetto alla specifica situazione è idoneo o non idoneo a continuare a svolgere quella mansione. Nel caso in cui il medico competente, il quale può acquisire tutti i dati sanitari della persona e il rifiuto del vaccino non sia giustificato da una condizione di salute speciale della persona, certo, quindi, ma solo da un discorso di orientamento e pensiero della persona, il medico competente potrebbe dichiarare non idonea a quella specifica mansione la persona e di conseguenza l'azienda non la può più adibire a quell'attività. Si apre un ventaglio di scelte organizzative per cui il datore di lavoro potrà valutare se dovrebbe assegnare altre mansioni del medesimo livello, anche inferiori, oppure, se compatibile col tipo di attività, collocare il dipendente in lavoro agile. Se queste scelte organizzative non sono possibili nel contesto, si apre un ulteriore step. A questo punto il datore di lavoro potrebbe, rilevata la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di sicurezza e di cura anche delle persone presenti sul luogo di lavoro, potrebbe rifiutare la prestazione di questo lavoratore e sospendergli la retribuzione finché il lavoratore spontaneamente non deciderà di vaccinarsi. Da questo punto di vista, più che soffermarsi sull'interpretazione di norme che male si prestano in questa situazione, credo utile ampliare la visione, cioè il bene che si ricerca in questa situazione è il bene del singolo, ma è il bene anche di tutti. Si sovrappone un discorso del singolo ad in un'azione collettiva. Credo fondamentale che le aziende in questo senso si muovano per azioni di informazione e di sensibilizzazione dei lavoratori, fornendo loro tutti gli strumenti per metterli in grado di comprendere che la vaccinazione è un'opportunità, certo, e non un vincolo, ma che è una grande opportunità per la persona e per la collettività nella quale si inserisce, per cui in questo senso, in questa fase, le aziende dovranno muoversi, a mio parere, in questa direzione. Assolutamente, in ogni caso comunque abbiamo visto che c'è effettivamente una exit strategy, no? Affinché il datore di lavoro non si trovi appunto tra l'incudine e il martello, quindi dover rispettare determinati parametri, appunto protocolli a livello sanitario e trovarsi e incorrere appunto in un rifiuto da parte di un dipendente strategico da questo punto di vista al vaccino. E cambiando tema, in materia di lavoro lo sappiamo, insomma, i temi non finiscono mai da un anno a questa parte, parliamo di smart working. Anche qui, insomma, la legge sul lavoro agile del 2018, lo smart working emergenziale è stato prorogato fino al 31 luglio, se non vado errato, quando finirà lo stato di emergenza, ma ogni volta è una data che poi viene prorogata nuovamente. Che effetto ha avuto l'utilizzo dello smart working in modalità emergenziale e qual è l'urgenza anche di una riforma strutturale che coinvolga anche il lavoro agile? Certo, la pandemia ha fatto scoprire il lavoro agile, che è il nome italiano dello smart working, a molti, anche a chi in precedenza non l'avevano mai sperimentato.
Questo è sicuramente un effetto positivo a livello di sistema, anche se il lavoro agile emergenziale assomiglia molto di più a un telelavoro da una postazione fissa, tutti chiusi in casa, quindi non è il lavoro agile pensato dal legislatore con un'alternanza di lavoro in sede e lavoro in altri luoghi anche diversi dall'abitazione. Per cui il lavoro agile emergenziale è in realtà una zona abbastanza libera da disciplina analitica, e nella prassi non sono stati anche stipulati accordi con i singoli lavoratori in questa situazione. Ci sono delle lacune su cui probabilmente poi in futuro rifletterà o interverrà la contrattazione collettiva, come magari l'introduzione di eventuali buoni pasto anche per le giornate di lavoro agile, oppure un contributo per i lavoratori per l'uso di strumenti personali o della linea internet personale. C'è un altro tema organizzativo importante, come il diritto alla disconnessione, che è stato oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo recentissima e che, stando alla legislazione italiana, è rimessa alla libera contrattazione del singolo lavoratore con l'azienda. Quindi è un tema sicuramente che andrà diciamo affrontato a livello di sistema. Al di fuori della dimensione emergenziale, sicuramente molte aziende manterranno le misure adottate in questo periodo di lavoro agile. C'è stata una forte implementazione, si lavorerà probabilmente sempre più per obiettivi, e quindi ci sarà un'innovazione nelle organizzazioni che già non hanno adottato questa tecnica. Ci sono sicuramente ripercussioni sugli aspetti come il luogo e il tempo della prestazione, per cui alcune aziende stanno già sperimentando la sospensione dell'uso del cartellino circa per garantire una totale flessibilità anche nei giorni in presenza. Sarà confermata la tendenza delle aziende a una riduzione delle dimensioni delle sedi fisiche, con abbandono della postazione fissa di lavoro e prenotazione per le giornate in cui il lavoratore sarà presente di una scrivania che non sarà sempre la medesima. Quindi sono sicuramente aspetti che hanno un forte impatto, perché il lavoro agile finora era stato regolamentato dalla legge, è stato adottato da alcune aziende tendenzialmente molto grosse e strutturate, ma la pandemia ha dato l'occasione di far conoscere una diversa modalità di lavoro anche a tante aziende medio-piccole che prima non l'avevano adottato. Il lavoro agile è altresì utile sicuramente nel nostro sistema giuslavoristico, perché permette di contemperare meglio le esigenze di vita del lavoratore con le esigenze del lavoro, essendo una formula molto flessibile. Permette anche di superare o attenuare le differenze di genere tra i due sessi sul luogo di lavoro, perché è estremamente flessibile. Per cui è auspicabile che si vada in questa fase di ripartenza a investire nella digitalizzazione delle aziende. D'altra parte bisogna sempre anche considerare l'aspetto umano della situazione. In questo tempo in cui abbiamo avuto limitazioni nei rapporti personali, per cui sarà bene tornare a una dimensione del lavoro agile alternato, cioè come previsto dal legislatore, quindi una parte in presenza, in sede, e una parte altrove, che non necessariamente nella propria abitazione, ma comunque mantenendo vivi i rapporti personali umani e anche le opportunità che il ritrovarsi in sede o sul luogo di lavoro può creare. Certo.
Sì, insomma, è un sistema ibrido, ecco, quello che potrebbe emergere, che sta emergendo e che potrebbe emergere poi, insomma, quando la ripartenza sarà totale, insomma, tra virgolette. E chiaramente, appunto, lei evidenziava, cambiano proprio i concetti fondamentali, no, di diritto del lavoro a cui eravamo abituati. Sì, questa generalizzata diffusione del lavoro agile ha accelerato anche la riflessione già avviata nel mondo del lavoro circa la tenuta del contratto di lavoro subordinato tradizionale, dove il vincolo di orario di presenza sul luogo di lavoro è stringente. Si va verso un'attività molto più flessibile, molto più fluida, e questo mette in crisi le categorie tradizionali del contratto di lavoro dipendente. Probabilmente il diritto del lavoro dovrà inseguire questa fase di cambiamento, si troverà probabilmente a dover disciplinare situazioni molto nuove, molto diverse tra loro, e per alcuni mestieri forse sparirà anche la presenza dei contratti di lavoro dipendente tradizionalmente intesi, diventerà tendenzialmente una forma molto più flessibile, contrattuale più flessibile, si parlerà probabilmente di un'estensione delle tutele parificate del lavoro subordinate ad altre forme, a nuove forme di lavoro. Un po' sulla scia di quello che è successo con la vicenda dei rider, per cui si troverà una forma di tutela al di fuori o parallela rispetto al tradizionale contratto di lavoro subordinato. Bene, avvocato, grazie per il suo interessante contributo, grazie per essere stato con noi. Ringrazio voi per l'invito, molto apprezzato. Davvero, avvocato Roberto Restelli, socio fondatore di Res Labor. Di nuovo, a presto, insomma, tanto, insomma, come possiamo vedere, gli aggiornamenti non mancheranno in corso d'opera. Sicuramente. E grazie Buongiorno. anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.